Agenda Emilia Romagna. Idee per il tempo libero. Un saluto da Nicola D'Argenio. Nuovo appuntamento dedicato agli eventi in programma in regione. Prosegue a Castel San Pietro Terme il settembre castellano. Tanti gli appuntamenti che trovate sul sito internet del comune, ma che in questa circostanza ci ricorda anche l'assessore all'economia del territorio Roberta Bellavia, alla quale cediamo la parola. Tanti gli eventi in calendario per accompagnare i nostri visitatori per il settembre castellano a Castel San Pietro Terme. Sabato 7 settembre alle 22 in piazza, concerto di Andrea Mingardi e la Super Crapola, un convivio di gastronomia, musica, danza, esibizioni sportive offerto dai commercianti, artigiani e associazioni di Castel San Pietro Terme. Si continua domenica 8 settembre con la 62esima Sacra della Bracciola e il 60esimo della Carrera. In centro dalle 8 alle 20 fiera mercato con i prodotti enogastronomici. Per gli amanti degli scooter e auto d'epoca, due appuntamenti in via Mazzini, esposizione dei motori e scooter anni 60 a cura di Vespa Club, e alle 8 nel parco Lungo Sillaro raduno degli appassionati delle 500. In piazza alle 10 assaggio di castrato e sfilata degli equipaggi della Carrera, una sorta di festa di carnevale settembrino per scaricare la tensione prima della sfida della corsa che inizierà alle 12 lungo il viale delle Terme e alle 18 in centro. Quest'anno un settembre davvero speciale per i 30 anni di gemellaggio con le città croate, che sarà festeggiato domenica alle 21 in piazza 20 settembre con danze folk, dove i ballerini del gruppo Zora di Opatia si esibiranno insieme ai ballerini folcloristici castellani. E alle 23.30 nel parco Lungo Sillaro, nei pressi della locanda Slo, spettacolo pirotecnico a conclusione della sagra. Se volete passare un bel settembre, venite a Castel San Pietro Terme. Potrete unire alle offerte di intrattenimento le tante proposte no gastronomiche dei ristoratori ed operatori economici della nostra città. Tutto il programma del settembre castellano su www.cspietro.it. Vi aspettiamo a Castel San Pietro Terme. Ringraziamo l'assessore Bellavia e tutto, gentili amici all'ascolto, sempre aggiornati sul latte e miele.